Alle spalle di Piazza Dante esistono dei mondi paralleli. Questa volta andremo a Salita Pontecorvo. A pensarci sembra un nome uscito da Harry Potter. E in effetti la storia di questo nome è degna di Voldemort. La strada infatti un tempo si chiamava Olimpiano, o Limpiano, e probabilmente per la presenza di un tempio dedicato appunto a Giove Olimpio. Il terreno poi fu acquistato nel 500 da Fabrizio Pontecorvo, che cambiò il nome alla strada e fece costruire proprio qui case e giardini. La famiglia Pontecorvo però non riuscì a godere per molto tempo di questo momento di gloria, dato che fu sterminata dalla peste del 1656. Il nome di una strada però è immortale, almeno finché qualcuno non la cambia, e quindi ancora oggi ricorda fantasmi di 500 anni fa che osarono cancellare il nome di Giove. Ma andiamo un attimo a sinistra per trovare qualcosa di molto strano. Questo cortile oggi è un parcheggio, ma un tempo era il giardino di Palazzo Spinelli di Tarsia. Sì, quello che ho detto è proprio il nome della strada che porta a Montesanto, infatti. 300 anni fa questo era un giardino pieno di piante e fiori e si ispirava addirittura ai giardini di Babilonia. Il palazzo ha una storia infinita, ma vale la pena ricordare che qui c'era la biblioteca Tarsia, che è stata una delle prime biblioteche aperte al pubblico proprio a Napoli. Un secolo dopo, Ferdinando II stabilì qui il Reale Istituto di Incoraggiamento, che fu poi il progenitore della moderna Università Partenope. Purtroppo, però, questi sono solo ricordi, dato che nei secoli abbiamo perso tutto e oggi il palazzo è un condominio privato. Ma torniamo alla salita. È così ripida perché stiamo facendo il percorso inverso rispetto alla discesa del Cavone. Alla fine della strada, infatti, ci troveremo proprio sulla sommità di Via Correra. Ecco che compare un'altra meraviglia, e questa volta si chiama San Giuseppe delle Scalze. Fu costruita nel 1619 e ha la particolarità di avere due facciate. Il progettista, d'altronde, non poteva che essere un genio, e infatti era Cosimo Fanzago. La chiesa però non riuscì a resistere al terremoto del 1980, riportando gravissime lesioni. Ma adesso davanti a noi compare lo Scugnizzo Liberato. Ovviamente il nome non era questo qui. Un tempo si chiamava il carcere Filangieri ed era appunto una istituzione penale minorile che è rimasta abbandonata per oltre 30 anni ed è stata occupata dal collettivo Isopaz. Della sua storia ci occuperemo in un altro video, però pensiamo solamente che questo un tempo era un convento del 600. Ma adesso andiamo a destra. La strada è strettissima ed è impossibile da percorrere per quasi tutte le macchine moderne. Facciamo una piccola attenzione ancora perché questo è l'ingresso del Museo Nietzsche. Sembra strano, ma stiamo parlando di un luogo fuori dal mondo. È una struttura modernissima dedicata alle arti contemporanee nel cuore di Napoli. Dopo vicoli sempre più stretti, d'altronde ci aspetteremmo magari di trovare una piccola casetta. Ma non è proprio così in questo caso. Il Museo Nietzsche è gigantesco e sorge su un'ex centrale elettrica costruita nel 1892 proprio tra le strade più claustrofobiche e popolose di questa città. È una cosa incredibile, ma ve l'avevo anticipato che avremmo trovato una cosa fuori dal mondo. Ma adesso fermiamoci un attimo, perché dopo aver svoltato questa curva a 90 gradi ci troviamo davanti a un rettilineo ancora più stretto. Ma c'è un muro, e dietro questo muro magari vale la pena andare a vedere che cosa c'è. Questa è Napoli, è scoperta, è sorpresa, è la bellezza pura che ti conquista quando riesci a salire oltre il muro del pregiudizio. Purtroppo, come tutte le cose belle, anche questo viaggio è durato poco e siamo quasi arrivati alla fine quando la strada un tempo era ancora sterrata e si fermava davanti al monastero di Sant'Eframo Nuovo. Sotto il casco già cominciamo a sentire l'odore del curry dei negozi indiani del Cavone. Ma per raccontare la storia di questa strada, vi rimandiamo a un altro video.